Ok, a questo punto possiamo iniziare e quindi inizia la parte della giornata che questo concluderà con la lezione magistrale di Giovanni. Chiamerei qui per l'introduzione, per il saluto, il direttore del Dipartimento, il professor Armando Genazzani. Dopo di te ci sono tre amici che presenteranno Giovanni, non scientifico, ma umano, quindi il professor, adesso non so anche il professor Carotto, il professor Botta e per ultimo sono di sicuro il professor Orazio Tagliere della Scafato. Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti quelli che sono il nostro dipartimento. Credo davvero, fatto da Berto, è abbastanza ovvio che sia stata una carriera che diciamo, sia valsa la pena di essere stata fatta e vissuta. Giovanni è sempre stato, diciamo, da quando sono arrivato io, nel primo delle sue onde qua, Giovanni ha tanti difetti, tanti altri diranno contro di me, ma ha tantissimi premi, perché è un grandissimo scienziato, è sempre stato, quando vado in giro e dico dove sono, prima o poi, per far capire dove sono, dico dove c'è il professor Attendino, e molto spesso riesce quindi a collocarmi in un posto. Quindi, Giovanni, grazie mille di tutto, grazie mille soprattutto di oggi, sarà sicuramente una lezione che varrà la pena di essere vissuta. Benvenuti a tutti quanti al nostro dipartimento, ovviamente, e quindi do la parola al professor Rocco. Vogliamo tutti sì. Sì. Grazie. No, no, sì. Allora, innanzitutto mi piacere enorme essere qui oggi. Magari ci sentiamo così non mettiamoci tutti qua così non uno schermo, perché è un onore, una giornata particolare, specialmente in un periodo come questo. Quindi ritrovarci tutti penso sia una gioia immensa. E rivedere fra una foto del laboratorio degli anni 90 è di nuovo un momento emozionante. Devo dire complimenti a tutti voi che avete organizzato la giornata e quindi adesso è un piacere ripercorrere dei momenti vedo che copre. Degli anni fine anni 80, qui siamo negli anni 80, nel primissimo laboratorio storico dove si lavorava in via Pietro Giulia e qui consiglio a te di ammirare con la Tetta Manzi, laboratori poverelli, ma poi dopo qualche anno ottenemmo un nuovo laboratorio, dicevo, arrivo un nuovo laboratorio, noi era un laboratorio studenti abbandonato. E dividemmo la chimica organica con la chimica degli alimenti e quindi insomma, abbandonati. Aldo Martelli aveva la parte nord e noi la parte sud di questo laboratorio che andava proprio ristrutturato. E in effetti l'abbiamo fatto noi, senza nessuno. Eccoci qua, queste alcune foto che abbiamo già viste prima, anche qui quello che emergeva da questo gruppo era l'entusiasmo di Giovanni che traspariva ed era evidente e che contagiava tutti, quindi eravamo tutti veramente entusiasti di quello che... Come si diceva una volta, è bello della diretta. E questo entusiasmo creava delle energie incredibili, quindi anche in condizioni sicuramente non così competitive dal punto di vista della struttura, i risultati che venivano fuori poi erano veramente notevoli. E questo percorso è andato avanti alcuni anni, abbiamo avuto questo onore e piacere di condividere con Giovanni dei momenti
indimenticabili. Qui abbiamo la prima visita per un lungo periodo da parte di Asanche Timozen, che era un curdo già al tempo un po' vessato a casa sua, che venne per ben due volte per un lungo periodo, la seconda volta rimase circa un anno, e si era perfettamente inserito, anche lui è rimasto contagiato da questa passione per le sostanze naturali, per la chimica organica, e imparò parecchio nell'anno in particolare della fitoterapia, ma soprattutto imparò addirittura, oltre che l'italiano, anche il piemontese. Ed è il primo curdo che imparò a dire lui purrum bagnandoli, cosa che poi non si è più ripetuta nel tempo, ma per dire qual era diciamo, l'aria che si respirava in questo laboratorio. E qui di nuovo un'altra immagine, come vedete, proprio praticamente uno scantinato con dei banchi dismessi dai laboratori studenti, però ciò insomma non ci ha assolutamente limitati, anzi. Quindi qui vediamo tutta questo gruppo di entusiasti ricercatori che poi condivide parecchie ore nella biblioteca, al tempo una grossa fetta, questa è la nostra bibliotecaria che per anni ci ha accompagnato, in cui era un'attività fisica la biblioteca, ovviamente, che i giovani non conoscono più, ma tutti gli altri, si faceva sport in biblioteca, sali, scendi, prendi ovviamente i volumi, fai le fotocopie, e quindi erano giornate intere. E io stesso, oltre che questa, poi ci si divideva in quella di Milano, con il professor Giovanni Palmisano, che oggi non è presente, ma porta i suoi saluti, e andavamo a completare alcune riviste che non erano presenti. Poi c'erano ovviamente vari momenti goliardici. Dopodiché però questo gruppo di ricercatori, di giovani, ovviamente entusiasti della chimica, in effetti erano dei devastatori delle foreste piemontesi, perché qui vedete il gruppo scatenato alla ricerca di materia prima da studiare. Lì si vede il bottino, al tempo non c'erano i carabinieri forestali, altrimenti saremmo stati tutti. Lì c'era la nostra guida, il cavo Rosenkranz, che era un grande esperto, e quindi come vedete la guida, la mente e il braccio, al tempo ero più aiutante, e addirittura con l'ex divisa da carabiniere si andava all'attacco piccone in mano, ed era in giornate in cui si caricava l'auto, e quindi la panda di Giovanni era carica di reperti botanici e fatica, perché poi qui si andava a Genova due volte a cercare radici e bisognava lavorare duramente tutta la giornata. Era una grande festa, non era solo un... Ecco qua di nuovo alcune foto con la Sabrina Petramini e con Ferraro. Anni incredibili, perché poi, ecco, poi vedete il braccio e la mente, quindi io ho sempre il braccio... la mente già si cambiava le scarpe, io ancora lì a picconare come un disperato, eccetera. Dopodiché abbiamo cominciato, e qui ci sono anche gli istigatori in sala, a devastare le foreste di passo, e quindi questa puntata successiva che poi ha portato avanti ovviamente Giovanni per tanti anni, è stata anche questa un'esperienza incredibile direi irripetibile, che ovviamente ricordo con grandissimo affetto e piacere. Abbiamo incontrato persone anche qui importanti, grandi, qui c'è oltre ad Asanche, Timo Zenche, Grasmi Jakubovic, c'eravamo a casa di Giovanni, un caro amico, che poi incontrai quando trascorsi un anno all'Università di Berlino, e quindi momenti anche questi molto... Yasmin era proprio un mancato giovane, era uno dei più grandi neanarchisti di quel periodo, perlomeno. E poi l'esperienza degli studenti, con Giovanni abbiamo condiviso anni e anni di assistenza con il professor Mortarini, con i ragazzi di CDF, questo lunghissimo laboratorio di preparazione, estrazione e sintesi, che durava tempo infinito, cioè non si sapeva quando iniziava, non si sapeva quando finiva, e abbiamo in sala parecchi che sono passati da questo laboratorio,
un po' cercando di mitigare un po' l'atteggiamento a volte sicuramente altamente didattico, ma a volte un po' vessatorio del professor Morcarini, che tuttavia ha creato, insomma, ha cresciuto generazioni, e adesso alcuni di questi, anche in queste immagini, sono importanti aziende. E detto questo, direi che abbiamo percorso un po' gli anni, fine anni 80 e anni 90, gli anni a seguire li ha presentati prima Alberto, e quindi ovviamente quello che posso solo aggiungere prima dei colleghi è il grande merito di Giovanni, sicuramente questo entusiasmo che ha contaminato generazioni e generazioni, in cui non conoscevamo sabati, domeniche, cioè il laboratorio era la nostra casa, più che la seconda casa, e questo insomma ha permesso poi di creare indubbiamente una scuola che poi si è espansa a Novara con grande reputazione. Anche per me, ciò che ha detto prima Armando e Rurale, viaggiando insomma parecchio in giro, ricordo, da giovane c'era anche il professor Carlo Vitti, quindi andavo in giro e diceva: ah, ma Torino, ah, Carlo Vitti e Giovanni Appendino, e questo per anni è stato effettivamente così. Quindi un grazie a tutti voi, grazie Giovanni per tutto questo enorme lavoro che ha portato sicuramente grandi frutti, e poi davanti a te, anche se pensionato come universitario, inimmaginabile un Giovanni che non lavora, quindi ci sarà sicuramente, darà il meglio, forse ancora più senza gli impegni accademici, per portare lustro sicuramente, oltre che all'Università del Piemonte Orientale, ma tutti gli atenei italiani, tutto quello che è la chimica, le chimiche sostanze naturali, non solo in Italia, ma in giro per il mondo. Quindi non posso che ringraziare Giovanni per tutto quello che ha fatto, e lascio la parola ai colleghi. Buongiorno a tutti, ho anche io qualche immagine che mi aiuta e soprattutto mi aiuta anche a stendere un po' di emozioni. Allora voglio ringraziare tutti gli amici e i colleghi che hanno organizzato questa giornata e soprattutto per l'onore, diciamo, di darmi un po' di spazio per raccontare Giovanni dal mio punto di vista, come l'ho conosciuto. È abbastanza inutile elencare successi, risultati che ha raggiunto Giovanni in questi anni, perché anche se probabilmente ne avrei titolo, perché da 22 anni lavoriamo praticamente non fianco a fianco, io non ho foto di laboratorio in cui sono con Giovanni, ma praticamente lavoriamo in maniera costante da 22 anni insieme. Però non penso che sia assolutamente necessario, perché lo conoscete tutti quanti da questo punto di vista, quindi vi racconto qualche altra cosina che ho imparato in questi anni. Allora, io posso dire esattamente il giorno in cui ho conosciuto Giovanni, non so se voi lo potete fare. Io l'ho conosciuto il 13 gennaio del 2000, perché l'ho conosciuto in occasione di questo congresso che stavo organizzando insieme alla collega Virginia Lanzotti in Campobasso. Era un congresso sulle fragranze naturali e Giovanni era uno degli invitati a quel congresso, quindi ci siamo conosciuti esattamente in quel giorno, però poi è nata subito la voglia di collaborare, quindi già nella primavera di quell'anno io ero a Torino, dove ho passato un mesetto, sono stato ospite anche di Giovanni e di Enrica, che non abitava dove abita adesso, nell'altra casa vicino a zona Cartucci, e poi da quel momento Giovanni è diventato prima un collaboratore, poi è diventato un amico e poi posso dire uno dei miei migliori amici, quindi la cosa si è evoluta. E ovviamente l'impatto con Giovanni nella mia carriera, nella mia attività, ha avuto un impatto devastante, travolgente, ecco. Prima avevo un sole intorno al quale orbitavo come pianeta, che era Ernesto Fattorusso, che voglio ricordare di nuovo oggi,
E poi diciamo c'è stata un'altra stella che mi ha deviato, quindi ho cominciato ad orbitare intorno a due stelle e poi purtroppo Ernesto è anche mancato. E quindi adesso definizione di Giovanni, ovviamente, una delle sue definizioni folgoranti sono un anfibio che è uscito dall'acqua ed è atterrato sulla terraferma. E questo ovviamente grazie alla guida e all'esempio di Giovanni. Quello che diciamo ho visto di Giovanni è che per lui la chimica delle sostanze naturali, la chimica delle piante, non è soltanto un lavoro, è anche il suo hobby, la sua passione e il suo divertimento. Questo, ho preso un esempio per illustrare questa cosa. Non so se in occasione di un congresso che si è tenuto a Torino, Giovanni ha avuto l'opportunità di ospitare a casa un chimico molto famoso, Nicolau. E ovviamente l'ha invitato a cena, se l'avessi invitato io avrei detto vabbè, devo fare una bella pasta e pomodoro, che ne so, una pizza, visto che sono di Napoli. Giovanni gli ha fatto una cena fitochimica. Questa cena fitochimica si sostanziava anche nella preparazione di un piccolo libretto nel quale Giovanni spiegava esattamente tutte le contate, tutti gli ingredienti fitochimici, quindi vedete, quello che io avevo chiamato spaghetti al pomodoro, questa è la pagina, mi dispiace che ci sia anche questa striscia che mi impedisce di vedere bene. Come si può fare? Penso che deve andare vicino. Dovrebbe andare via da solo, ma... No. Vabbè, comunque il grosso si vede, quindi Giovanni ha illustrato quelle che erano, diciamo, i licopeni, quindi i contenuti colorati del pomodoro e così via. E quindi Nicolau ha potuto apprezzare quindi non solo il gusto, ma anche è stata una cena intellettuale. Questo lo può fare soltanto una persona che quando sta a casa e prepara da mangiare pensa non agli ingredienti o al gusto, ma pensa a tutto quello che ci sta intorno, diciamo così. Quindi questo è l'approccio di Giovanni. Poi l'approccio del lavoro, io, vedete, la parola è entusiasmo, io non avevo parlato con Giancarlo prima di questa presentazione, ma direi che è evidente, questo è il tratto distintivo, genialità, curiosità ed entusiasmo. Queste sono le cose, le parole con le quali io, diciamo, definirei Giovanni. Questo non l'abbiamo ancora pubblicato, Giovanni, ma siamo tra amici. Quindi. Questo me l'ha mandato Giovanni via WhatsApp una domenica pomeriggio, dicendo ho capito come si fa l'espansione del ciclo che vedete. E quindi questo messaggio WhatsApp, Giovanni non so dove stava, probabilmente stava passeggiando con Arco, mi è venuta l'illuminazione, l'ha scritto e mi ha mandato una foto. Quindi... ovviamente questa è la dimostrazione di quello che è l'approccio di Giovanni al lavoro, quindi non è che lui, diciamo, si sforza di pensare continuamente, è che ci pensa continuamente, basta. Quindi è un approccio che, come dire, è coinvolgente e travolgente anche per quelli che lavorano con lui. Ovviamente potrei portarvi tanti esempi esperienze di lavoro che abbiamo fatto insieme, ma ripeto, penso che siano abbastanza inutili. Io quello che Giovanni è stato un amico fantastico in questi anni, sensibile, ma a parte cose personali, penso che quello che posso condividere con voi, e penso che siate d'accordo, è Giovanni ha una passione, secondo me, la passione per raccontare storie. Questo è quello che piace fare a Giovanni. Giovanni ama raccontare storie. E ovviamente questo si vede quando fa le presentazioni ai congressi, quindi lui non è che ti presenta il risultato, ma ovviamente lo inserisce all'interno di una storia, di un contesto. Questo è quello che ama fare Giovanni. Però questa cosa si traduce anche nel suo modo di fare, nel suo modo di interagire con le persone, anche al di fuori del congresso. Quindi Giovanni lo vedi che quando ti vuole raccontare qualcosa, si sistema, si prepara e comincia, e parte, e comincia a raccontare storie. Quindi qui vorrei iniziare e non finire mai. Cioè, che ne so, le storie della sua famiglia, dello zio Fede, mi ha raccontato quando è andato a messa e ha dato la mano a Buffon. Buffon abitava vicino nella zona dove ha più avanti, e dice, cioè, non ci vedrai, è ovvio che è un portiere, ha una mano così. Cioè, mi ha dato la mano e mi ha circondato completamente la mia mano. E raccontava poi ovviamente le definizioni folgoranti di Giovanni. L'ho portato a mangiare la pizza da Stavita, che è una pizzeria abbastanza nuova di Napoli. Giovanni ha detto, questo è il golden standard della pizza, per me è il punto di riferimento della pizza. Poi questi Giovanni si sono evoluti perché ha visto che a Napoli aveva una certa fantasia con la pizza, quindi ha apprezzato un pizzaiolo che faceva la pizza a cono, cioè a forma di cono,
Poi ultimamente la pizza cornicione, quindi con il cornicione ripieno di ricotta, è stata una molto apprezzata da Giovanni. Però se volete sapere qual è la pizza preferita di Giovanni, ve lo dico subito: salsiccia e pirri, senza salsiccia, ovviamente. Questa ci arriva là nella pizzeria, vedi la pizza salsiccia e pirri? Sì, come senza salsiccia. Però io penso che Giovanni ha dato il meglio di sé nei congressi. Non so se avete avuto questa fortuna di fare dei congressi con Giovanni, e quindi ho portato qualche foto di congressi che ho fatto con Giovanni, penso innumerevoli, 20, 30, forse una quarantina, di cui un paio li abbiamo anche organizzati insieme, quelli del Sino Italia. Allora, i congressi in Cina segnano una tappa miliare, diciamo, delle nostre esperienze congressuali. In alto a sinistra vedete noi con vedo Ernesto Moro, Icuro, Abe, forse Cettina, comunque Margherita, la proprietà cinese dei cartelli, guardate, quello è il cartello all'ingresso del congresso, diciamo, è alto mezzo palazzo, cioè è almeno 4 metri per 8. Sulla destra, ecco, ve lo faccio vedere per farvi vedere questa cosa che con Giovanni abbiamo commentato, quello dell'Istituto di Materia Medica di Shanghai, dove c'è questa, diciamo, usanza, e i direttori dell'istituto vengono effigiati nella foto che vedete dietro, però quelli vivi sono a colori e quelli morti non sono neanche nemmeno. È una cosa di un gusto cinese che non potete. Una piccola parentesi, veramente apro e chiudo. Ho messo questa foto per ricordare la mia Ciceri, poi la centrale. Vado avanti. Gli altri congressi cinesi, ecco, questo è un altro nel quale vedete non era solo Giovanni che poteva avere qualche stanchezza, ma a parte me e Brad Pitt, Brad Moore, che stiamo attenti, c'è anche qualcuno che non era particolarmente preso, diciamo, dal nostro congresso. E poi sempre in Cina, ecco la foto, mi sono ricordato, questo è Giovanni entusiasta perché ha fatto un bottino pieno al mercato Giovanni Pazienza, diciamo del non proprio originale di Shanghai, ecco. Quella è una valigia che ha comprato a questo mercato del non proprio originale, pieno di roba non proprio originale. Ovviamente, non so se Silvia ci sta sentendo, se ci sta sentendo la saluto affettuosamente, diciamo di non lo dire a Silvia, ma ovviamente mi tratterà male se sai che ho comprato queste cose. Comunque, questo voglio, diciamo, l'ospitalità cinese si è sostanziata in dei pranzi luculliani, quella è la zampa di un palmipede, sono le lingue di oca, che Giovanni ovviamente con la motivazione valida di essere vegetariano non ha mangiato, invece io non ho potuto rifiutare. Quindi questi congressi, poi l'altra storia dei congressi importante è quella dei congressi degli sovrenoidi, che sono un'altra tappa della vita di Giovanni. Ho messo le foto della Polonia, di Białystok e di Minsk, che sono tra l'altro in questi giorni proprio nel raggio del ciclone, queste zone, quindi la nostra solidarietà a questi amici che stanno lì. Ma guardate, i racconti di Giovanni potrebbe scrivere un libro sui congressi degli sovrenoidi. Ci sono dei personaggi, li abbiamo ricordati anche stamattina, c'è uno che chiamavamo il leone di Minsk, era una persona di 85 anni che ha detto dai prossimi 5 anni dove vogliamo organizzare, c'è una persona. Però penso che non si può dire di conoscere Giovanni se non si è sentito il racconto di Giovanni del congresso di Gatanka, che sta in Polonia. È stato un congresso che penso abbia segnato la vita di Giovanni e non solo sua, perché praticamente un congresso fatto in piena guerra fredda e con disponibilità di viveri, di vettori zero, prossimo allo zero. Pare che arrivassero a questi congressi con le valigie piene di dobleroni per avere un apporto calorico sufficiente a sostenere le fatiche del congresso. Ovviamente bagni in comune, un unico bagno in cui andavano nelle stanze, ovviamente, nelle camere in cui andavano tutti quanti, tant'è vero che Giovanni voleva fondare un club, il club dei reduci di Gatanka. Quindi sono delle esperienze che mi sono aggregato un po' dopo il mio primo, forse no, prima di Minsk, ho fatto il 2014, 16, 18 e poi
purtroppo nel 2020 non si è potuto fare, ma contiamo di andare in Kazakistan appena sarà possibile. Voglio concludere, potrei allietarti per altre ore, ma voglio concludere con questa foto, che non so se Giovanni ha messo nella sua presentazione, però è l'immagine che Giovanni ha, con la quale ha concluso innumerevoli congressi, innumerevoli presentazioni ai congressi, e nella quale lui diceva: io, per ringraziare i colleghi che avevano partecipato al lavoro, ha sempre detto: i colleghi sono i fiuti e io sono solo il nastro che li ha tenuti insieme, con il quale, diciamo, ho tenuto le fila di questo lavoro. Quindi, siccome io ero un fiore, voglio ringraziarlo per questi 22 anni di fiore che mi ha fatto fare, e gli voglio chiedere pubblicamente di continuare ad essere nastro per i prossimi anni. Grazie, Giovanni. Bene, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Bene, sentite. Beh, sono un pochino emozionato anch'io, essenzialmente perché ho incontrato tantissimi amici e amiche che da tempo che non vedevo. Essenzialmente, carissimo Giovanni, la nostra amicizia nasce nel 1982. A Cagnano, quando avevamo vinto la borsa di studio per la scuola di Cagnano. Quindi se ricordo di tutti quelli che hanno venuto a Borsa di Studio con Giovanni Montelli Garibaldi, e te lo lascio immaginare, no? Quelle lunghe passeggiate che facevamo, e nell'82 l'anno che l'Italia inizia anche il mondiale, se ricordate il tipo della valle iniziale, e c'era Gennari in estate, credo che fosse quello l'anno andò da Stile. Bene, io e Giovanni ci trovavamo con io ero Vancouver, UBC, lui era a Ghetto, cioè se scriveva ogni tanto, perché c'era un altro proprio momento di tristezza, per Giovanni nei momenti di riposo, invece di mangiare, lo si vede che mangiava tantissimo, andava nella chiesa a suonare e a rilassarsi. Questa è una delle caratteristiche di Giovanni. Voglio dire, lungo il percorso che mi ha portato con il treno da Roma a Milano, e ho pensato a qualcosa che e poi tu ci hai ricordato, mio figlio essenzialmente, il figlio sacerdote, cioè tuo figlio è sacerdote, e poi quello che ha detto Giancarlo, quello che ha detto Razio, essenzialmente mi hanno confermato che andava bene quello che mi avevo messo in testa, voglio dire. Perché ho preso, leggendo alcuni libri, in particolare quello del professor Cagliotti e il camminante, va bene, ho preso tre verbi. Uno dei verbi è camminare, che ho ritrovato in quello che tu dici, essenzialmente perché ho ritrovato la curiosità, perché il verbo camminare richiama alla curiosità, il desiderio di andare oltre, di guardare in profondità. L'intelligenza è proprio questo, guardare in profondità, e in latino è intus, leggere dentro. Questo. Se tu sei prima nella vita quotidiana, se tu nella vita della ricerca, se tu nella vita accademica, essenzialmente. La curiosità è il desiderio di conoscenza. Pensa quante cose mi ha ispirato sul treno. Ci spingono a metterci in viaggio alla ricerca del senso profondo e vero della vita. Tutti desideriamo conoscere. La differenza la fa chi si mette in cammino e non si ferma. Ed è questo un altro dovere, questo quello che ha detto ovviamente il nostro amico Giancarlo, Razio, Giancarlo Marrari, quando andava a prendere le piante. Lo abbiamo fatto tutti, perché io sono giovanotto, ovviamente Razio no, perché molto più giovane che sono noi. Ovviamente questo mi ricorda i tempi meravigliosi, ovviamente, delle chimiche organiche delle sostanze naturali, e la scuola Monterana, Mangoni, Minale, fatto Lucio, eccoci qua Valeria, tutti ricci, eccetera, la scuola torinese, Nano, ovviamente, perché abbiamo avuto una bellissima esperienza, se ti ricordi, a Firenze, nell'anno del Nove Sole, tra Campo Vicchi. E poi un'altra caratteristica, un giorno con Campo Vicchi, per questo territorio, eravamo a Buda, questo è un impegno internazionale, e si parlava di più di meno, in un certo momento, con la mia pagina, e
parlando di Giovanni, mi disse: da Giovanni non sentirei mai dire qualcosa di non positivo nei confronti di nessuno. È vero, nella mia vita non conosco ormai 40 anni, non ho mai detto qualcosa di negativo nei confronti di nessuno. Ho sempre avuto una ragione per giustificare qualcosa, ma sempre avuto parole buone, dolci per chiunque, anche per i nostri colleghi, ne parlavamo prima, uno lo nominiamo, non so, c'è pure realizzato, voglio dire anche questo. E l'altro è insegnare, l'altro verbo che ovviamente è noto, e perché tutti noi nel nostro percorso scolastico abbiamo un professore, una professoressa, che sono stati punti di più di uno, che sono stati punti di riferimento, ovviamente, e l'etimologia della parola proprio è colui che lascia il segno. Ebbene, Giovanni ha lasciato, sì, ce l'ha detto anche Orazio, ha lasciato il segno, la tua capacità, la tua bellezza, la bellezza della chimica, il fatto di doversi nel meccanismo, di dover rinviare, se tu stante, perché nel momento in cui ti è venuto in testa, nel momento in cui c'è l'attività, ti ho permesso di poter fare quello che hai fatto, che dovevi spedire, che dovevi condividere. E questa è un'altra tua caratteristica. Il vero professore non insegna solo come parole, ma con la sua stessa vita. Lascia il segno, lasciare il segno è la virtù, e pochi docenti hanno, questo è vero. E poi l'altro l'ho preso per prendere cura. Come tu sai, dopo studi classici, deriva dal greco, prendersi proprio cura. È la forma più nobile di vicinanza, prendersi cura delle relazioni umane, prendersi cura della ricerca, prendersi cura dell'insegnamento, prendersi cura del lavoro, prendersi cura della famiglia, della famiglia. Noi eravamo a Malatea, noi abbiamo organizzato, perché la città ne organizzava un convegno della European Science Foundation, per lì, c'era la Lega, c'era la Partita Silvia, stavamo insieme, si parlava di tutto, si capiva perfettamente il ruolo importante che la famiglia aveva là per te. Ne parlavo poco fa con Valeria, che lavora da sempre, passeggiavamo, e diceva: è bello di essere nonni, lei nonna, io forse vuol dire, no, forse vuol dire dopo qualche mese, dice, perché almeno in maniera più disinteressata, più meno preoccupante su certi aspetti, poi coglierti quel momento. Ebbene, questo carissimo Giovanni è un altro delle tue caratteristiche. Quando noi a Roma organizziamo il convegno Scienze e Fede, che tu l'hai bruciato, perché ovviamente sulla società chimica italiana hai fatto il commento che avrei voluto portare qua, perché Papa Francesco aveva parlato del fatto che fosse chimica, che tu ovviamente già con l'occasione hai parlato, una scienza e fede, un convegno che organizzo tutti gli anni, che è multidisciplinare, c'è il fisico, c'è il chimico, il matematico, l'archeologo, nessuno credo, ovviamente, avere fantastico lo stesso, e si parla di tutto. Il bene è partito. Uno dei padri Van Gogh, partire con questi colori, sì, dei colori, e dopo arrivò ai cieli, ai mari, dal monte, e poi tutto quello che fate, i vari tipi, questi sono ovviamente susseguiti. Voglio dire, che cosa colpisce? Colpisce la creatività, il tuo amore per l'arte, l'amore per la musica, l'amore per la famiglia, l'amore per l'amicizia. E oggi vedere qui, vedere il dottor Comardelli, conosciamo da sempre, con cui abbiamo sempre passato dei momenti fantastici, perché è una persona molto cara, una persona molto più bella, che è Daniele, la sorella, Carlo Pitti, con cui abbiamo condiviso periodi bellissimi, bellissimi, Valeria, che rappresenta in questo momento la chimica organica, perché per tanti difetti che abbiamo, lasciatemelo dire, io sono un grande battagliere, non voglio entrare in polemica con nessuno. La chimica organica rappresenta, essenzialmente, negli anni abbiamo provato a rimanere così come siamo, migliorando. E provando, a selezionare sempre chi fosse bravo. E questo ci ha provato. In altre discipline, tra chimica e momento, in quel dettaglio, in quelle delle battaglie che mi piace fare, perché le faccio con la mano sinistra, perché è estremamente facile. Parlare. Noi ci siamo sempre in qualche modo contraddistinti, ti ringrazio per cuore anche lui che stai facendo. Allora, carissimi, sarete organizzato questa giornata meravigliosa. Non potete fare a me di tutti il regalo più grande, perché
Giovanni ha rappresentato la chimica medica delle sostanze naturali, chiamiamole della nuova generazione. Perché la vecchia, l'ho detto, ha parlato di qualcuno, ha parlato così, braccio, di Mandoni, di Nale, di altri, ovviamente Piozzi che se n'è andato. Ma tu, e grazie a te, molto è stato fatto e la scuola napoletana, grazie a un esempio, ovviamente la scuola milanese, la scuola torinese, sono sempre là, top of the line, come si dice. Grazie, grazie davvero, grazie a tutti. Ok, adesso già ci vuoi venire con me? No. È il momento topico della giornata, cioè quello in cui tocca a Giovanni, che è il protagonista di questa giornata. Volevo, e concordo con quello che ha detto il professor Porta, perché tutti noi sappiamo cosa ha fatto Giovanni nella scienza, cioè basta andare su Scopus, mettere Giovanni Appendino, che non può più di 400 pubblicazioni, quasi 14.000 citazioni, ma che invece 50, 60, qualcosa del genere. Però, come giustamente ha detto il professor Volta, un ricercatore, un professore, non lo si valuta semplicemente dalla quantità di pubblicazioni che ha fatto, da un archivio, che si valuta semplicemente da numeri, ma da tutto ciò che ha lasciato e che lascerà indietro dopo una carriera di 44 anni. Vedo tanti studenti che attualmente hanno seguito il corso di chimica avanzata e di sviluppo di processo con Giovanni. Il prossimo anno mi spiace, tocca a me, e quindi siete stati fortunati perché siete l'ultima giornata che avete avuto la possibilità di seguire il professor Appendino, ma vedo tanti, Erika, Gian Cesare, io, Manuela, Sara, Federica, tanta gente che ha lavorato con lui nelle foto e che ogni giorno, grazie a lui, rinnovare, anche grazie a lui, ricopre ruoli o in azienda o cerca nel loro piccolo di trasmettere la stessa passione per la chimica che lui ha trasmesso a me. Io devo ringraziare di sicuro Giovanni e il suo gruppo, perché come ha detto Giancarlo, il primo giorno che sono entrato in tesi nel 1999, ottobre, per me il professor Appendino è sempre stato Giovanni. La prima cosa che mi ha detto è Davide Tu. Quindi, nonostante abbia ci sia una differenza culturale enorme, comunque è sempre stato molto vicino come persona. Devo ringraziare Giovanni, ma devo ringraziare Gian Cesare e Mamma Manu, perché Giovanni è un po' come se fosse la punta più alta della piramide, e trasmettendo la passione, se io faccio questo lavoro, che non è un lavoro di divertimento, se sono persone di sicuro la passione che ho trovato dal primo giorno in laboratorio, quindi ti ringrazio di due, che per me ci manca. Vediamoci giusto il sito breve di quanto anni della ricerca di proposte naturali. Dovrei stare muto perché non so proprio come ringraziarvi per tutto quello che avete fatto. E dovrei osservare un minuto di silenzio per di ringraziare per non avere le parole. E venendo adesso alla mia presentazione, direi che è inevitabile che prima o poi arrivi il momento in cui si pensa non più di andare avanti, ma si pensa di fermarsi e fare il punto su quello che si è fatto. E calare le reti e tirare le sarte, come dice Dante. E, se torno indietro con la memoria, però, più che le cose che ho fatto, quello che mi viene in mente sono le persone che ho incontrato. E se adesso farò una breve presentazione sulle cose che mi hanno interessato, non è per narcisismo, ma è per presentarvi queste persone.
Peluse era un chimico francese della prima metà dell'Ottocento e scoprì i nitrili e era un esperto anche nelle reazioni di sintesi degli esteri nitrici. Sobrero e Nove lo studiarono da lui. Peluse era un assistente di farmacia che aveva la passione per la chimica. Una volta andò a trovare i suoi genitori che abitavano lontano da Parigi e poi tornava a Parigi e scoppiò un temporale terribile. Non sapendo cosa fare, fece l'autostop, passava una carrozza, era un cucù, e la persona nel cucù gli dice sì, ti do un passaggio. E nel cucù c'era De Lussac, che era il chimico francese più famoso dei tempi. I due parlarono di chimica in tutto il viaggio e quando arrivarono a Parigi, De Lussac promosse Peluse come suo assistente. Ecco, Peluse ebbe un colpo di fortuna, ma anche i miei inizi sono stati simili a quelli di Peluse. E il mio cucù è stato questa pianta, e dentro questa pianta il mio De Lussac è stato questo composto, il cristolide, che, come vi dirò, è stato non soltanto la batteria di accensione, ma anche la marcia di avvio di quella che, se la mia vita accademica è stata un'automobile. Io ho cominciato a lavorare, meglio, avrei dovuto cominciare a lavorare per la mia tesi il 16 marzo del 78, che è il giorno del rapimento di Aldo Moro. Per cui io arrivai col camice, la spatolina, il quaderno di laboratorio e c'era un'atmosfera strana. Mi ricordo il professor Nano, che era il mio relatore, che girava cupissimo per il laboratorio con una radiolina fatta a forma di pallone. Io non c'era internet, non sapevo cosa stesse succedendo. Poi il professor Nano mi ricevette dopo parecchie ore di attesa, giustificate dalla gravità del momento, e mi parlò del progetto di tesi. Il laboratorio che lui dirigeva era specializzato nei terpeni volatili, in particolare nei terpeni volatili di una pianta che cambiava molto a seconda del luogo di raccolta. E il mio compito di tesi era quello di vedere se c'erano delle correlazioni tra questi terpeni volatili e quelli non volatili. Però c'era un problema, non c'era praticamente la pianta bisognava aspettare la natura e sui ritmi fino a luglio. E io ero un po' imbarazzato perché dico, magari non mi lavoro più. Allora mi venne in mente che a Carmagnola, io sono nata a Carmagnola, c'erano i frati Marisi che producevano un liquore, l'alpestre, e coltivando proprio questa pianta, una varietà di questa pianta. Allora andare a chiedere ai frati Maristi, me ne dettero un po', sufficiente a calcarmi le ossa, e poi quando la pianta fiorì a luglio ne raccolsi parecchie decine di chili e cominciai a lavorare, isolai molti composti, la maggior parte erano noti, però non erano mai stati isolati da questa pianta e fu sufficiente, diciamo, per fare la tesi. Poi mi fermai perché c'erano anche molti composti che non erano nuovi, non in grado di identificare. In particolare c'era uno, un composto che era una polvere bianca che non si scioglieva in niente. Forse si scioglieva un pochino in piridina, ma la solubilità non era sufficiente per registrare lo spettro NMR. Sapevo dall'infrarosso che era un gamma lattone e non sapendo bene cosa fare, fece una cosa un po' primitiva, cioè provando i test colorimetrici per i gruppi funzionali. E scoprì che dava il test positivo per gli idroperossidi. Il tiocianato ferroso è incolore, giallino, in presenza degli idroperossidi viene questo colore rosso sangue, quindi è un idroperossido. Non conoscendo la chimica degli idroperossidi, pensai di solubilizzarlo facendo l'acetato. E ottenne un acetato cristallino, che è praticamente l'unico acetato di un idroperossido secondario che è stato risolto per la sua stabilità. Verso nel 1981 il campione fu portato a Donegani di Novara, che registrò lo spettro del carbonio 13, lo spettro del protone, e mi feci le idee sulla struttura di questo composto. Non sapevo la stereochimica, e allora il professor Nano telefonò al professor Iommi dicendo: guarda, abbiamo un composto interessante, loro lavoravano sui sesquiterpeni, penso che fosse interessarvi. E il professor Iommi e il professor Nano si misero d'accordo che io avrei portato il composto al professor Gariboldi, che era un collaboratore di Iommi.
con Garibaldi ci trovavamo subito benissimo, perché suonava il piano, andavo a registrare le scelte del NMR, poi suonavamo il piano a quattro mani, ogni tanto veniva anche la vedova di Corbella, quella della scuola Corbella, che era quella che suonava meglio di tutti noi. Venne confermata la struttura, io non sapevo la stereochimica, la struttura di questo composto, e oltre a fare la pubblicazione avevo un'arma in mano, a quei tempi l'idroperossi di l'artemisinina del 79, ma pubblicata in Cina, quindi la valenza nessuna. Allora, ho visto questo test degli idroperossidi, veniva anche con le piante, da cui cominciare a pubblicare tutte le piante e vedere quelle che contenevano gli idroperossidi. E così erano tutti composti noti, e così feci un certo numero di pubblicazioni che mi permisero, anche con l'aiuto del professor Garibaldi, di diventare poi ricercatore. Due persone importanti furono Giacomo Chiari e Davide Viterbo. Giacomo Chiari era un cristallografo, era di Carmagnola, anche lui, andavamo in montagna insieme e tutto quello che so di cristallografia l'ho imparato da lui. Poi abbandonò l'università, si trasferì negli Stati Uniti, la moglie era americana, e lavorò al Getty Museum a Malibu e poi a Venere nel restauro. Risolvemmo tantissime strutture cristalline. Io mi dedicavo divenendo un virtuoso della cristallizzazione, praticamente. Addirittura cristallizzare un addotto uno a uno di questo 3D grossi idrocosmoide, che vedremo poi più avanti, e la epimatricina. Ma la pianta che conteneva più idroperossidi era questo gene qui. Aveva la massima concentrazione e risolvemmo ai raggi X sia l'idroperossido che l'alcol, sono dei derivati cisticalinici. La cosa interessante è che avevano una conformazione diversa, tipo steroide 1 e tipo non steroide. Questa pianta mi venne fornita da un altro personaggio molto importante, zio Giomo. Zio Giomo in realtà si chiamava Don Giovanni Culasso ed era il parroco di una frazione di un paesino del Roero. E lui aveva acquistato dei forti al confine tra l'Italia e la Francia e era famoso per la raccolta dei funghi, era come un cane da segugio, l'equivalente di un cane da tatturo per i funghi. E lui manteneva questi forti coltivando il gene P e lui mi diede dalla pianta. E poi vengono due avvenimenti epocali, cioè andare ai convegni. Andrai a sostituire il professor Nano. Il professor Nano non amava andare ai convegni. E la prima volta che andai fu a Cannes, perché aveva avuto un ictus, mi sembra, il professor Tappi. La seconda volta, anche con Carlo Michi, non siamo riusciti a ricordare come mai non andasse al convegno dei terpeni. E andai al convegno dei terpeni. Il professor Nano doveva incontrarsi con Paolo Ceccherelli di Perugia, e Paolo Ceccherelli aspettava Nano, invece arriva io. Stavamo nella stessa stanza. I convegni dei terpeni erano dei convegni molto rustici, la gente si portava i wafer, i biscotti. Il professor Fiecchi di Milano si portava il figlio e poi mandava il figlio a comprare dei tobleroni nei negozi per stranieri. Questi tobleroni venivano poi divisi in un modo non molto eco. Derek Barton, che era grande e grosso e aveva vinto il premio Nobel, prendeva delle porzioni gigantesche. Poi, a seconda della rilevanza scientifica, uno otteneva delle facce di questo tobleroni. A questi convegni dei terpeni c'erano delle persone importanti, ma c'erano anche degli uomini importanti, soprattutto Kenji Mori. Kenji Mori è un chimico giapponese che faceva la sintesi di feromoni. Nel 2001 andò in pensione e fece un accordo con un suo ex allievo che dirigeva un'azienda farmaceutica. Lui dice: io faccio il consulente, lasciatemi lavorare in laboratorio. E continuò da solo fino al 2019 a fare sintesi di ferormoni. Quando scrisse l'ultimo lavoro, ormai era malato, io mi mise a piangere quando leggi i ringraziamenti in cui chiedeva scusa ai lettori di questa sua serie perché non poteva più lavorare per via del cancro e per via di un attacco al cuore. Ecco, io ai convegni dei terpeni dirigevo la stanza sempre con Sergazi Alekhinov del Kazakistan. Sergazi ha fondato poi quella che è la più grande industria farmaceutica dell'Asia centrale. Il problema era che parlava soltanto russo, per cui comunicavamo praticamente a formule con dei pittogrammi. E Paolo Ceccarelli era una persona incredibile per l'entusiasmo. Io non conoscevo niente di Biagio Chetoni, mi sentii così ignorante e per cui cominciai a leggere il trattore su Biagio Chetoni, che come vi dirò poi mi venne veramente molto utile. E intanto siamo arrivati al
all'85, ecco, queste alcune altre persone, il club dei Terpeni, c'è la Paola Vita Chinzi, Giovanni Vidali, Maria Anastasia, che ha insegnato anche, mancato da poco, insegnava biotecnologia, e tutte le volte che vedevo Mario poi perdevo il treno perché cominciavamo a parlare dei convegni dei Terpeni. Franco Piozzi, Franco Piozzi è veramente una persona di un'eleganza, di una signorilità, che è mancato solo la settimana scorsa. Ecco, questi eravamo, diciamo, i convegni dei Terpeni, facendo veramente delle amicizie che duravano poi per tutta la vita. Intanto siamo arrivati nell'85 e mi mancava un po' la sintesi. Io non avevo, non c'era una grossa scuola di sintesi. Allora, tramite Carlo Vitti, mi mise in contatto con Pierre Leclerc. Pierre Leclerc era un chimico sintetico dell'Università di Ghent, proprio dove Tequilet fece il solo. Mi mise a lavorare, vedendo il mio curriculum. Io avevo tutti questi lavori sugli idroperossidi, mi mise a lavorare, a continuare il lavoro, la sintesi dell'acido giberellico di uno studente che aveva perso un occhio, aveva avuto un incidente molto brutto e delle lesioni. E io però, avevo lavorato sugli idroperossidi, ma li avevo isolati, e per cui ero sovrastimato come competenze. Questa sintesi poi era veramente molto difficile, soprattutto all'inizio. Il primo passaggio era una riduzione di Birch, e la facevo su scala di 50 grammi, io arrivavo verso le 6-6 mezze in laboratorio, distillavo l'ammoniaco, mi distillavo, poi mettevo il sodio pian pianino, durava tutto il giorno. Ma alla fine riuscii a domarla, divenni l'esperto del laboratorio delle riduzioni di Birch. Cosa invece che non riuscii mai a, diciamo, domare bene era questo scambio alogeno rame di questo cuprato. Lavorando in grande non potevo andare dal box, per cui dovevo arrangiarmi con gli aghi dopo punta, e il problema era la purificazione dell'iodio rameoso. E la sintesi si era interrotta a questo livello, poi andare avanti con l'ultimo passaggio difficile era la visualizzazione di questo doppio legame, che venne il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, che era la protettrice di Carmagnola. L'ho preso come buon augurio. Ecco, dopo tornai a Torino e ormai, diciamo, della sintesi, non che conoscessi tutto, però non mi faceva paura niente. Dopo le mie esperienze, anche con i diazocchetoni, che mi venne molto utile, quello che mi aveva insegnato Ceccarelli, dopo il lavoro su cuprati, le riduzioni di Birch. E non sapevo bene, il professor Nano mi lasciò, diciamo, piena libertà, dicendo, guarda, segui le linee di ricerca ben volentieri. La sintesi dei composti naturali è molto interessante, si impara tantissime cose, però richiede delle risorse che mi rendevo conto non avevo, non avrei mai avuto. Allora mi dedicai alla chimica di una classe di composti più piccoli, più semplici, non come l'acido giberellico, e ho diviso in questa diapositiva quelle che sono state le quattro grandi tematiche su cui ho lavorato: le cumarine, i tassani, la biodiversità e poi i corvoidi. A parte questo, ci sono state poi alcune che io chiamo bonbon, cioè delle ricerche che sono nate un po' come nascono i fiori sotto l'anello, o come la medaglia di Kirby adesso ai Giochi Olimpici. Cominciamo con le cumarine. Questi studi sulle cumarine sono collegati alla ricerca che facevamo su una pianta velenosa della Sardegna, questa ferola. La ferola è dove Prometeo aveva nascosto il fuoco, e Garibaldi, quando si dice si ritirò a Caprera dopo tante battaglie, in realtà non è vero, cambiò soltanto nemico, perché invece di combattere gli austriaci cominciò a combattere la ferola che gli avvelenava tutte le piante, tutti gli animali, tutte le pecore. Il principio, uno dei principi attivi era già noto, questo ferulenoro era stato isolato da carbone a Pisa, ne isolammo una decina di altri composti. E poi facemmo la sintesi di quelle che erano le più importanti tossine della ferola. La prima sintesi, cui demmo poca importanza, è proprio la sintesi del ferronarolo stesso. Praticamente l'alchilazione della cumarina da una miscela di composti, allora la mia idea, ma prendiamo un precursore, e la resa non era un granché, e non ci rendiamo conto della rilevanza del ferronarolo. Poi fu scoperto che il ferronarolo è un analogo ultrapotente del warfarin, è attivo anche come forme dell'enzima vitamina K e possidolinutasi, che sono resistenti al warfarin, e poi si provoca un veleno dei mitocondri, e sono stati fatti raggi X del ferronarolo con complesso 2 dei mitocondri, con diidrorotato reduttasi e anche con un'ossidasi di tripatolora, per cui ci sono molti riferimenti. Noi lo pubblicammo così, anche senza dargli tanta enfasi.
Poi arrivò già Cesare in laboratorio, già Cesare diventa un esperto mondiale di reazione a tutti i componenti, e allora non si chiamavano ancora così, però il primo passaggio della sintesi di questa isofarprenina era proprio una reazione multicomponente. Avevo l'ispirazione da una nota a piedi pagina di un lavoro di Bormann. Poi ci dette molto aiuto il professor Parmisano, Giovanni Parmisano. Io non conoscevo la chimica del cerimonizzato, lui ci introdusse. Allora sintetizzammo anche il fercoprolone e facemmo la configurazione del prodotto naturale. Lavorammo sulla chimica aldolica, allora era, diciamo, il decennio, era una delle cose che andavano più di moda, le reazioni aldoliche. E poi cominciò l'avventura con i Tassani. E di nuovo sono grato al Crispolide, perché il Crispolide fu la mia fortuna. Ho sempre rimorso che il Crispolide fu, diciamo, il battito l'ali, gli ali della farfalla del Brasile che provoca il tifone nel Texas, che abbia, ho sempre rimorso di aver contribuito alla rovina di Pacchetto, come vi descriverò. Il Crispolide è lo stesso scheletro biciclico del Tassolo. E io seguivo sempre la letteratura sul Tassolo, che somigliava a questo Crispolide. Dopo che pubblicammo il Regix del diacetato del Crispolide, a metà, subito prima degli anni 90, quando ancora non si interessava nessuno del Tassolo, mi scrisse Paquette dicendomi: sto per finire la sintesi del Crispolide, mandami un campione. E gli mandai il campione. In realtà poi fece la sintesi solo del deosso Crispolide, non dell'idroperossido. E ho sempre avuto rimorso che questo avesse messo poi nella mente di Paquette la questione della sintesi del Tassolo. Paquette era un chimico grandissimo, fece la sintesi del dodecaedrano e anche l'editor dell'enciclopedia dei reattivi della chimica organica, scrisse 1200 articoli. E poi il Tassolo mi portò sfortuna, perché non riuscì mai a finire la sintesi del Tassolo, ma la cosa più grave è che fu accusato di aver copiato l'introduzione di uno dei suoi lavori sul Tassolo da un progetto di ricerca che lui doveva esaminare. Lui disse che il progetto di ricerca l'aveva dato uno studente, lo studente l'aveva messo nel dottorato, insomma diventò un paria e morì dimenticato pochi anni fa quel ruolo di Paco. Sono un vero peccato, mi è sempre sembrato una persona così grande, non lavorava sulla sintesi dei composti naturali, ma sulla sintesi dei composti strani, come questo decaedrano. Allora, il Tassolo fu isolato da Mario Wall, questi due ricercatori, e avevano già isolato la cantoticina, dato che il Tassolo non ce n'era, loro studiarono la cantoticina e il Tassolo rimase per molti decenni un po' così sconosciuto, nel senso che non si sapeva dove prenderlo e l'interesse del Tasso era sulla tassina, cioè la parte velenosa. Poi Pierre Potier in Francia scoprì un modo di fare la semisintesi del Tassolo, scoprì che il nostro tasso, quello ornamentale, e lui lavorò sulle potature dei tassi di Parigi, contiene un composto che può essere trasformato nel Tassolo. A quel punto, l'interesse sul Tassolo decollò e mi trovai con il dottor Bombardelli. E io mi interessavo di Tassolo perché per via del Crispolide, invece il professor Bombardelli si interessava del Tassolo per fiuto. Per fiuto, aveva affittato che il Tassolo era un composto importante, ci trovavamo, io avevo seguito la chimica del Tassolo, avevamo già fatto anche qualcosa sul Tasso, e poi l'FDA diede alla Bristol-Myers Squibb esclusiva del Tassolo, la Bristol-Myers Squibb delegò tutta la parte di approvvigionamento del Tassolo a Endena, Endena lavorava delle tonnellate di Tassolo e scoprimo anche molti composti, il primo fu la 14 grossi di acetilva catena terza, fu un po' umiliante perché l'avevamo cristallizzata anche noi, però evidentemente avevo perso la magia della cristallizzazione e Davide Viterbo mi disse che i cristalli del dottor Gavetta erano molto, ma molto più belli dei miei, per cui la CIC sono fatti sul composto del dottor Gavetta. Poi lavorammo su questo, sintetizzando degli analoghi del Tassolo partendo da questo composto, che è un ossidrio in più come carbonato, i nostri non furono particolarmente attivi, invece ci lavorò anche il professor Gima della Stony Brook University, il quale mise questa catena che non deriva dalla fenilalanina ma dalla isoleucina, dalla leucina, e preparò questo composto, l'ortataxel, che è andato anche nello studio clinico, uno studio clinico 2 anni fa ancora per il glioblastoma.
qui eravamo con il professor Gilman, con Guido dei Tarpeni, ma i Convegni dei Tarpeni dopo la caduta del muro di Berlino divennero non più così spartani. Ricapitolando quello che facciamo sul Tassolo, diciamo, lavoravamo su tre linee di ricerca. La prima era quella sulla tassina. La tassina è il principio velenoso del tasso, dell'albero del tasso. Isolammo una decina di costituenti di questa tassina e il lavoro sulla tassina fu fatto da Manuela, che mi fa molto piacere vedere per quanto riguarda la tassina A, mentre invece le altre tassine vengono studiate da Asamo, quel ricercatore del Kurdistan che fa una rimase nel laboratorio più di 2 mesi. Lavorammo anche sul meccanismo d'azione di questo veleno della tassina e sono molto fiero di questo lavoro perché uno degli autori è il figlio di Primo Levi. Io non lo sapevo, me lo dissero pochi anni fa, me lo disse un collega, perché guarda che Renzo Levi è il figlio di Primo Levi. La seconda linea di ricerca fu quella sulla medicinal chemistry del Tassolo. C'erano più di 30 gruppi molto grandi che lavoravano sul Tassolo, per cui all'inizio cominciamo a fare le cose semplici, tipo la frammentazione di questo legame, però quando avevamo già il lavoro scritto da spedire, uscirono 2 lavori che riportavano questa cosa. Allora ho detto, guarda, dobbiamo fare delle cose difficili, più complicate, sostituendo l'ossigeno con l'azoto, con nessun risultato dal punto di vista, diciamo, biologico, rompemmo questo legame anche... nessun risultato dal punto di vista biologico. Le cose più interessanti vennero da quella che apparentemente era una mission impossible. Il Tassolo ha uno degli inconvenienti che primerizza con una reazione retroaldolica nella posizione 7. E l'obiettivo era quello di intrappolare la forma, diciamo, carbonilica e poi fare l'analogo del Tassolo. La reazione sembrava questo progetto Mission Impossible per 2 ragioni. La prima è che questo composto, con il gruppo carbonilico in più per facilitare la retroaldolica, dal trattamento con boriduro veniva banalmente ridotto. Poi dal trattamento con basi, con quantità catalitiche di basi, avviene una reazione straordinaria. Presentai questa reazione, questa trasposizione, 11 carboni su 20 che cambiano conformazione, cambiano costituzione, la presentare a Siena un convegno organizzato da Maurizio, da Bruno Botti, suo fratello Maurizio. E questa reazione venne definita, mi sembra, da Anessia, la madre di tutte le trasposizioni. Mi dissero, ma sei sicuro della struttura? Io ero sicurissimo, Anessia non ci credeva. Poi fu confermata dai raggi X, dai ricercatori della Bristol Myers, molti anni dopo. Io ero sicurissimo, perché venne fatta da Jasmin Jakubovic. Yasmin Jakubovic lavorava a Berlino e la sera ci telefonavamo al telefono, stavamo, ho avuto una bolletta proprio altissima, ci parlavamo al telefono, lui registrava sulle TNR, era veramente una persona straordinaria, Jakubovic, per la creatività. E io volevo dire, guardi, non ho bisogno dei raggi X, Jakubovic è come raggi X, però lavorandoci sopra con 2 dottorandi, una nel Nonkovic, prima l'avete visto... uno dei tassani si chiama cefalomannina e Alen Nonkovic diceva che c'era il santo cefalomannino. Allora si era messo come nella tela per fare San Cefalomannino. Alen adesso lavora negli Stati Uniti, a San Diego, e Alen e Giorgio invece lavora in Molokos, fecero il dottorato su questa reazione e scoprimo che con degli altilalani era effettivamente possibile intrappolare questa forma. Poi dopo attaccammo varie catene, copriamo GIVA, per cui attaccammo anche le catene, quelle derivanti dalla regina, e uno di questi composti suscitò molto interesse perché si legava a delle forme, delle isoforme selettive della tubulina, e inoltre era attiva anche con delle forme di tubulina resistenti al Tassolo. Purtroppo però, quando il composto andò nel xenografo, cioè passò dagli studi animali, si rivelò praticamente un me too, non c'erano grosse differenze rispetto al Tassolo, per cui il composto cadde. La terza argomento su cui lavoravamo nei tassani riguardava invece la conformazione, il modo in cui si piega la catena laterale. E nel 1999, insieme a Piero Biego, Marco Milanesi e Davide Viterbo, pubblicammo un lavoro basato su dei dati cristallografici e dei dati di NMR in cui proponevamo una determinata configurazione per la catena laterale del Tassolo. Il lavoro passò completamente anonimo e fu ripreso però
inconsciamente da Gene Snyder, che coniò il termine di tassolo, e praticamente trovò che la conformazione della catena laterale era quella che avevamo già noi detto. E però Marco Milanesio mi raccontò che era andato ad Atlanta a lavorare con Gene Snyder, che glielo fece vedere proprio. Gene Snyder ci restò male dicendo: guarda, non me ne ero accorto. Poi sintetizzammo molti composti che erano vincolati conformazionalmente o per dei legami covalenti oppure per un metile in più. E chi lavorò su questo argomento fu Paolo D'Ambrosio, che adesso lavora al CNR di Bologna. Adesso torniamo alla biodiversità. Con la biodiversità facciamo soprattutto studi sulla biodiversità della Sardegna, che è un po' il nostro Madagascar. E gli studi furono possibili per due persone: Mauro Ballero, che era il direttore del Giardino Botanico di Cagliari, e Raffaele Sesto, che era invece il presidente delle Pro Loco della Sardegna. Per cui dedicammo alcuni composti che poi ebbero una certa fama a dei paesini della Sardegna: Arzanolo da Arzana e Basilio Lidi da San Basilio. Lavoriamo sulla ferula perché ci sono due tipi di ferula in Sardegna e c'è anche una ferula non velenosa che contiene questa ferutinina, che è il più potente fitoestrogeno che si conosca. La ferutinina ha un profilo estrogenico molto tipico, nel senso che ha circa un decimo dell'attività dell'estradiolo, ma in alcuni saggi è quasi potente come l'estradiolo. Ed ha una cosa importante che manca a tutti gli altri composti estrogenici, cioè che la ferutinina è instabile dal punto di vista chimico e viene facilmente idrolizzata con perdita dell'attività. Uno dei problemi degli estrogeni è che gli estrogeni sono metabolizzati lentamente e i metaboliti sono ancora attivi, uno non si toglie più le piedi. La ferrominina invece facciamo anche degli studi cinetici per catalisi generale, catalisi organica generale, viene idrolizzata molto rapidamente, ha una semivita a pH 9 inferiore a un'ora, a pH 1 inferiore a un'ora, proprio per lo stato di transizione della reazione di sostituzione acilica, che ha una carica negativa, che viene tamponata da quel protone. E poi studiamo il riso sardonico, le tossine responsabili del riso sardonico. E qui Orazio, che c'è un grande lavoro, stabilì la configurazione assoluta del composto tossico dell'enante, e finimmo anche sul National Geographic, il quale però non capì nulla. Cioè, l'avvelenamento da questa pianta, dall'enante croccata, stabilimmo anche il meccanismo d'azione, un inibitore del GABA. Il GABA è un aminoacido che riduce l'attività dei neuroni e provoca quindi questa costrizione a venire le rughe praticamente. In National Geographic invece pensò che questi composti potessero essere usati per rimuovere le rughe, però finimmo su National Geographic. E poi qui vedete Michele Ottino come felice e Alberto come felice, e ne hanno ragione, perché Michele isolò l'arzanolo e Alberto Minassi fece la sintesi, Alberto, dell'arzanolo. L'Arzanolo, il nome ricorda questo piccolo paese della Sardegna, Arzana, adesso lo vende anche la Oldrich, l'Arzanolo, ed è un inibitore selettivo della sintesi delle prostaglandine nei microsomi. Non facemmo molte sintesi totali, però per quelle sintesi che facemmo cercammo sempre di esemplificare qualcosa di nuovo dal punto di vista concettuale. E il nuovo nella sintesi dell'Arzanolo è la generazione in un ambiente di un fenato per desilidazione e non per scambio acido-base. E poi isolammo alcuni composti meravigliosi. Questo è Sven Jakubovic, il figlio di Jakubovic, che era un ragazzo un po' pigro. Allora il papà lo mandava d'estate da noi in laboratorio. E Sven era continuamente in lotta con il fumo e con la dieta, perché era molto goloso e fumava. E mi auguro che adesso sia riuscito a rompere. Ecco, Sven isolò un composto bellissimo da un euforbia. E la struttura fu fatta dal papà. Pubblicammo questo composto insieme ad altri 18 nuovi bicarpeni e da un euforbia della Sardegna. 3 anni fa questo composto fu ripubblicato da Levante Chemie, da un chimico che conosco, che evidentemente non aveva visto che avevamo già isolato noi questo composto.
E allora per me fu imbarazzante perché conoscevo questo chimico, allora gli scrissi: guarda, non voglio essere polemico, però ti segnalo soltanto che questo composto lo hanno usato noi. E lui ci è rimasto proprio male, mi spiace perché sono cose che capitano. E poi ci sono anche questi composti che non somigliano a nient'altro, che chiamiamo basidiolidi. La sintesi dei basidiolidi fu fatta da... fatta negli Stati Uniti dal Caltech, e poi tante sintesi sono state fatte anche in Cina, e proposi uno schema di biosintesi che mi sembrava bellissimo, e poi glielo mandai a Bobo dicendo: guarda, cerco di imitarti. E lui ormai stava male, l'ultima volta che lo sentì a telefono dice: guarda Giovanni, elaborò uno schema che era molto molto più elegante del mio, che è quello che poi apparì nella pubblicazione. Questa è l'unica pubblicazione che ho in comune con Armando. Ecco, Armando fu uno degli autori per gli studi dell'attività biologica di questi basidiolidi. Adesso passiamo a quello che è stato, diciamo, l'amore della mia vita scientifica, cioè il formoro. Uno dice: ma perché mi deve interessare del formoro? Se io vado alla letteratura del formoro, ci sto alla A. Nel senso che il formoro, se guardo la letteratura preclinica, è associato alla promozione tumorale. Però se vado a leggere invece la letteratura clinica, il formoro è associato alla terapia antitumorale. Ci sono 4 studi clinici maggiori di tumori incurabili in cui viene dato l'endovena e il tetraetanoide, il formoro acetato. Questi derivati del formoro sono i composti più irritanti che si conoscono, e esiste anche un uso strano dell'olio di crocco, che è, diciamo, il supremo ringiovanimento della pelle, il peeling all'olio di crocco. È una pratica che è stata ideata negli anni 50 in Brasile e negli Stati Uniti, e migliaia di donne si sono sottoposte a questa pratica, in cui praticamente viene distrutto il volto e poi il volto ricresce e ha degli effetti straordinari di ringiovanimento. Iniziamo a lavorare sul formoro nel 1990. Per 5 anni non concludemmo niente, perché non riuscivamo a isolare il formoro dall'olio di croton, e il formoro solubile in acqua, avevamo l'olio di croton in glicerolo, e alla fine scrissi a Eka, che era il ricercatore più importante nel formoro, dicendo: guardi, mi spiace proprio, non riusciamo a ci veniva poco formoro. E lui fu gentilissimo, mi mandò questa fialetta che conteneva un derivato del formoro e mi dice: lascia perdere quella preparazione. Me la mandò lui un'altra. Allora riuscimmo a lavorare sul formoro, poi migliorammo ancora questo metodo, lo farei fare a mia figlia l'isolamento del formoro, talmente lo pubblicammo anche, e poi sull'onda del lavoro del formoro mettemmo a punto anche delle metodiche di isolamento per l'ingenolo e per la resina infratossina. Parlerò tra poco della poi che cos'è la resina infratossina. Diciamo, se uno guarda il formoro e vede che il formoro è forse il composto naturale più famoso, se uno guarda su PubMed, su SciFinder, più famoso anche del Tassolo, però la cosa vergognosa è che nessuno ha un'idea decorosa su come viene fatto il formoro. Chi aveva questa idea è Jacobovic, però Jacobovic morì prima di pubblicarla. Allora io lo sapevo perché me l'aveva detta al telefono, e poi ricostruì, aiutato da sua moglie, da suo figlio, anche da quello che fu il suo ultimo allievo di dottorato, ricostruimmo questa ipotesi di Jacobovic che spiega praticamente la biosintesi del formoro. E fece un lavoro davvero di archeologia, misero a disposizione degli appunti che aveva. Mi sono molto fiero proprio perché vorrei che fosse ricordata come la proposta di Jacobovic. Scoprimmo molte reazioni, una che mi colpì molto fu questa. Noi scoprimo la trasposizione con Gian Cesare nel dottorato dell'ingenolo a formoro. Questa reazione è utilizzata da Phil Barran nella sintesi totale dell'ingenolo, ma nel senso opposto. E Barran scoprì che la nostra reazione, fatta a temperatura ambiente, era sotto controllo termodinamico, ma si invertiva quando invece veniva fatta sotto controllo cinetico a temperatura molto bassa. E poi negli ultimi 10 anni lavoriamo sul ticinano ritigliato, che è un composto che è stato approvato dall'EMA e dall'FDA come agente antitumorale veterinario. Lavoriamo con un'azienda australiana, e gli ultimi 3 persone che lavorano furono Simone, che adesso andrà in Australia, e poi gli altri 2 sono qua, li vedete, sono Amin e Chiara. E adesso gli studi sul formoro, da una costola degli studi sul formoro nascono quelli sulla chimorecezione e sui cannabinoidi.
Gli studi sulla chemorecezione nacquero grazie ad Arpad Szallasi. Arpad Szallasi è stato ricordato anche quest'anno nella Nobel Legion da David Julius, che poi vinse il premio Nobel per la scoperta del TRPV1. Fu ricercatori che come David Blumberg dimostravano l'esistenza, pur senza caratterizzarlo, dimostravano l'esistenza del TRPV1, di un recettore specifico della capsaicina. Arpad Szallasi venne in Italia, poi impiegato dalla Menarini, e cercava qualcuno che lavorasse, lui lavorava sulla resinifantossina, di cui parlerò fra poco, che è un analogo ultrapotente della capsaicina, e cercava un chimico che lavorasse sul formolo. Noi saremmo in vita nozze, per cui cominciamo a lavorare sulla chemorecezione, sul tritto. Ecco, in particolare su questa resinifratossina. La resinifratossina è un composto, cosa dire, qualsiasi cosa leggete, probabilmente Lea, è uscito un articolo anche su Wired di recente. La resinifratossina è il composto più irritante che si conosca. È circa 1000 volte più pungente della capsaicina, è 10.000 volte più irritante del più irritante essere del formoro. La cosa strana è che è poco velenosa. Se guardiamo l'LD50 stimata nell'uomo, è 1,5 grammi, e teniamo presente che 1 microgrammo di resinifratossina rende pungente 16 litri d'acqua. La resinifratossina è in studio clinico per due condizioni, una drammatica, cioè come alternativa alla resezione chirurgica dei nervi per il dolore intrattabile. La resezione chirurgica è irreversibile, mentre invece il trattamento con la resinifratossina è reversibile. E la seconda è l'osteoartrosi grave resistente ai farmaci. Qui vedete i dosaggi: 12 microgrammi di resinifratossina direttamente dentro le articolazioni e elimina il dolore per 6 mesi in fase clinica 2. Lavorando con Orazio, mettendo a punto un metodo di isolamento della resinifratossina, non c'era possibile lavorare in laboratorio. Lavoravamo all'esterno in un prato vicino alla cascina di Alberto, e poi però trovammo il modo di domare la resinifratossina e di lavorare anche in condizioni di laboratorio. E dalla resinifratossina, arrivammo poi alla capsaicina, quindi alle amidi, alle vanillamidi. Lavorammo, invertemmo l'azione della capsaicina, scoprimo che mettendo uno iodio in questa posizione l'attività si invertiva, trovavamo un antagonista della capsaicina, e poi identificammo anche la conformazione attiva dell'anandamide, lavorammo sui derivati dell'acido arachidonico, e poi sintetizzammo il feniracetilrimbani, l'adverto, che è un analogo ultrapotente della capsaicina, e facciamo anche poi degli isostri. E da ultimo identificiamo con un colpo di fortuna quella che è la posizione della capsaicina nel TRPV1. Fu un colpo di fortuna perché, nonostante siano noti la GIS, razzi per crioscopia elettronica, la parte lipofica della capsaicina non era ancora stata ben mappata sul recettore. Ecco, questo è il composto più importante che sintetizziamo, il fenilacetilrimbani, che praticamente nasce da una strategia come i Flintstone. Vedete, i Flintstone hanno tutto, si fanno la macchina prendendo un pezzo a sinistra, l'altra a destra. Noi, facendo un ibrido, prendendo questa componente blu dalla capsaicina, prendendo la componente rossa dalla oleamide, che è un'amide biogena, e poi prendendo l'acido fenilacetico dalla resinifratossina. Ecco, questa è la pagina del laboratorio di Alberto, del quaderno del laboratorio di Alberto, che tengo il 23 agosto del 2000, quando sintetizziamo il rimbani. Questo composto provoca ipotermia. L'ipotermia può essere interessante soprattutto per gli eventi cardiaci gravi, perché vengono facilitati da un abbassamento della temperatura. E poi dal trito passando ai recettori dell'amaro. E mi sono accorto che il mio lavoro più citato è questo review di ChemSensis sui composti amari. Identificammo anche un antagonista dell'amaro che risultò essere quel predetto grossi di idrocostonoride che avevamo fatto era GIS, e lo isolammo da una pianta insospettabile, cioè l'assenzio che è la pianta più amara che si conosca. E uno dei primi studi che facemmo fu con Orazio sulla struttura della cascarellina. La cascarellina fu il primo di terpene a essere coltivato, però non si conoscevano ancora alcuni dettagli della sua struttura. Adesso passiamo ai cannabinoidi, e però volevo dire prima due parole sul mio modo di interfacciarmi con gli studenti, con
né collaboratore in laboratorio. Mi sono sempre ispirato a due cose. La prima è questa citazione da Saint-Exupéry che dice: se vuoi costruire una nave, sì, chiama le persone a raccolta, però non stargli a spiegare cosa fare o a mettere via i bulloni. Parli della nostalgia dell'infinito del mare. Ecco, io se qualcuno in laboratorio non lavorava tanto, non mi sono mai sentito in grado di dirgli qualcosa, perché pensavo che la colpa fosse mia, ma gli avessi descritto abbastanza bene la nostalgia del mare. E poi una seconda cosa è una tecnica dell'esercito prussiano, l'off-track technique. E siamo nella guerra dei sette anni, e nella battaglia di Zorndorf, le cose si stanno mettendo male per i prussiani, contro russi. Allora Federico Grande manda una staffetta dal generale von Seyssinck, che era il generale più giovane dell'esercito prussiano, e gli dice: entra subito in battaglia. Tanto dice no. Torna da Federico Grande, Federico Grande lo rimanda, torna subito in battaglia. Vai subito in battaglia, e dice no. Allora ritorna, Federico Grande dice che se non torna in battaglia avrà la sua testa. E allora il generale disse: nessun problema, alla fine della battaglia la mia testa è a disposizione del re. Però per il momento, dice, io decido io cosa fare. E infatti entrò in battaglia al momento più opportuno e salvò dalla disfatta l'esercito prussiano. Una cosa simile successe nel primo lavoro che facemmo sulla cannabis. Giampaolo Grassi è un mito, Giampaolo Grassi. Mi ricorda una divinità romana, Gratumine Pomona, le cose che riesce a fare con la canapa. Ricevemmo un campione di canapa unico, da cui ci lavorava sopra una dottoranda di Cagliari che avevamo da noi, e a un certo punto avevamo comprato una colonna nuova per HPLC e da una frazione precipitava copiosamente una roba nera. Allora io gli dissi: guarda, mi raccomando, non voglio vederla, filtra e butta via. Lucia, per fortuna, filtrò ma non buttò via il composto, e noi vivevamo delle centinaia di milligrammi di questa diambinolina. Non so se effettivamente la diambinolina abbia un ruolo così chiave nella ricerca oncologica, come dice questo editoriale del British Journal of Pharmacology, tanto sta che avevamo delle quantità incredibili di diambinolina, che non fumo più in grado di isolare in quantità così grande da altri campioni di cannabis. Ma ci fu anche una seconda cosa: isolando un isomero del un composto che somigliava al THC ma non era il THC. Questo sono all'inizio degli anni 90, e il composto ovviamente si degradò, però avevo lo spettro MMR. E poi quando Eric Carrera dell'ETA di Zurigo pubblicò la sintesi di tutti gli stereoisomeri del THC, allora io mi accorsi che questo THC incontro da quella pianta, primo campione magico, in realtà era il cis-THC. Allora, io avevo conosciuto Carrera a questo convegno, qui siamo negli anni 90, vedete, Carrera poi divenne famosissimo, divenne professore all'ETA, adesso è l'uomo più potente della chimica, l'editor in chief della American Chemical Society. Io sono questo di Carrera, quello lì. Allora gli scrissi dicendo: guarda Eric, io sono quasi sicuro che sto composto è il mio. Allora noi preparammo un campioncino di questo prodotto con Gianna e con Federica, vediamo che effettivamente c'era in tutte le cannabis. Poi Carrera mandò un campione in antiumericamente puro al professor Gasparini di Roma, il quale scoprì che questo nuovo THC in realtà non è escalenico, non è in antiumericamente puro. Anche collaborò anche l'amico Botto, così finalmente abbiamo un lavoro in comune, sono molto comune. Questo è importante per una ragione, perché se io applico alla lettera le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, devo calcolare per definire narcotica una cannabis non soltanto delta 8 THC, il trans THC, ma anche il cis THC, e anche narcotico è vivo nella tetra. E questo articolo ricevemmo la copertina del giornale National Progress, mi regalarono anche il poster. E praticamente vedete quanti anni sono passati dall'inizio degli anni 90 solo all'anno scorso. E cosa dire della cannabis? Io non ho mai fumato neanche una sigaretta, però ho sempre trovato corretta questa citazione di Pallolini: se vado a Piazza Navona e incontro un drogato che passa ciondolando con aria noiosa e vagamente sinistra, maledico la misteriosa circostanza che l'ha costretta a fumare hashish invece di leggere un libro. Questo è quello che penso della cannabis ricreativa.
iniziamo i lavori sui cannabinoidi veramente alla grande e sugli endocannabinoidi. Il primo lavoro lo facemmo con Rafael Meshulam il 5 di marzo. Rafael Meshulam è quello che ha isolato il THC e ha scoperto anche il recettore dei cannabinoidi il 5 di marzo, è il suo equivalente italiano, il suo lavoro in Canada. E poi lavoriamo con Vincenzo e con Luciano. Luciano è un mito proprio anche per i messaggi biologici. Il primo lavoro che pubblicavo sui cannabinoidi ebbe un eco immeritato, addirittura finì sul New York Times. E in realtà noi riprendemmo un lavoro che era stato fatto da due ricercatori cecoslovacchi e lo estendemmo semplicemente, però evidentemente tutto quello che sapeva di cannabis faceva notizia e finimmo sul New York Times. Poi, per quanto riguarda il lavoro su cannabinoidi, facemmo più o meno come avevamo fatto sui grassani, cioè da un lato andare a vedere che cosa c'è nella pianta, esplorare diciamo la biodiversità associata a questa pianta e poi manipolare e addomesticare, per modo di dire, i composti che ci sono dentro. E scoprimo dei nuovi cannabinoidi, addirittura una nuova classe di cannabinoidi, Federica, i sesqui cannabinoidi, in cui invece di avere un residuo C10 hanno un residuo C15. Poi questo composto, la struttura Orazio è diventato l'incarnazione di Jacopovic, cioè Orazio. Questo nuovo, il cannabimovone, avevamo la copertina del gioco, dell'European Journal of Organic Chemistry, dove mettiamo il Vesuvio e anche il Mumbiso. Poi studiamo anche i composti non cannabinoidi, perché ci sono anche tanti non cannabinoidi, il beta-carotene con Gersh dell'Università di Berna, e poi facciamo la sintesi della canfavina, ma anche di una canfavina che noi pensavamo non esistesse in natura. Questa canfavina che noi sintetizzammo in realtà è stata poi isolata anni dopo, anche in natura, ed è risultato importante per il tumore al pancreas, la canfavina C. Viene prodotta per sintesi. Noi anticipiamo praticamente l'isolamento di questo composto. Poi le canfavine sono degli inibitori della sintesi delle prostaglandine, sono selettivi per le forme inducibili che sintetizzano le prostaglandine. Gli studi furono fatti dal professor Berz a Iena e poi scoprimo anche che facendo germogliare i semi di canapa aumentano, almeno di alcune varietà di canapa, aumenta il contenuto di queste canfavine. La maggior parte però degli studi che facemmo sulla canapa furono fatti con Edoardo Muñoz dell'Università di Cordova e riguardano i chinoni dei cannabinoidi. Questa è una linea di ricerca che viene perseguita da Diego. Scoprimo questi chinoni dei cannabinoidi che erano noti, li aveva scoperti Meshulam, però il problema era che non c'era un metodo di sintesi adeguato e poi che questi composti erano instabili. Risolvemmo il problema della sintesi scoprendo che questi triiodinani sono in grado di trasformare i cannabinoidi nei chinoni dei cannabinoidi in modo pulito e poi li stabilizziamo anche per reazione con le ammine. Le ammine si addizionano al, in senso Michael, al doppio legame e poi all'aria viene rigenerato il doppio legame. E questi composti sono interessanti perché hanno, non sono narcotici e interagiscono su due endpoint, il PPAR gamma e il recettore CB2. E uno di questi composti è allo status di orphan drug negli Stati Uniti e in Europa per il trattamento dello scleroderma ed è attualmente in fase clinica 2. Poi scoprimo anche delle sintesi, facciamo una sintesi del CDN in un passaggio solo. Ecco, quando uno sente sintesi dei composti naturali, pensa a delle cose molto elaborate, l'equivalente della saliera dei Cellini. Ecco, se la sintesi dei composti naturali di Carrera, di Vara e la saliera dei Cellini, la nostra sintesi è la saliera che si compra da Amazon. Però c'è una cosa, io non so se sale e scenda dalla saliera dei Cellini, però la saliera di Amazon funziona. Ecco, e viene da dire questo, che la sintesi totale è come il sesso. Qualche volta viene fuori qualcosa di più utile, ma non è la ragione per cui si fa. È una parafrasi da una citazione di un fisico, Feynman. Per cui facciamo questa sintesi in un passaggio solo del cannabinolo. Poi adesso veniamo ai bonbon.
ho definito bonbon delle ricerche che nacquero così per caso, come nascono i fiori sotto la neve. Ve ne presento tre. Il primo bonbon è per introdurre una persona straordinaria, Augusto Marchesini. Augusto Marchesini era un biochimico vegetale, passò tutta la sua vita scientifica a studiare un'ossidasi della zucca o dello zucchino e era un biologo, un agronomo, aveva l'ambizione però di laurearsi in chimica. E aveva un libretto che era un pezzo di storia della chimica italiana, aveva fatto chimica fisica con Simonetta, chimica organica con, adesso non mi viene il nome, non mi viene quel professore Viviano, con Canonica, aveva fatto chimica organica con Canonica e dava un esame, non era il suo mestiere, era un direttore di ricerca del CNR ogni tanto, alla fine finì con gli esami e doveva fare la tesi. Allora il professor Venturello mi chiede, guarda, abbiamo questo studente un po' particolare e vorrebbe fare la tesi su qualcosa che riguarda la zucca. E io dice, ma vabbè, parlare con la persona e non si poteva non amare questa persona per l'entusiasmo. E mi dice in letteratura che effettivamente c'erano dei tritateni, degli steroidi strani nella zucca, allora dice, guarda, dobbiamo isolare qualche steroide, magari faccia gli NMR, ce n'è abbastanza per una tesi. In realtà facciamo una scoperta interessante, cioè la prima fonte, a parte l'acido folico, di derivati dell'acido paraminobenzoico. Se uno legge un libro di biochimica, si continua a leggere ancora questo, si dice che l'acido paraminobenzoico in natura esiste soltanto nell'acido folico. In realtà non è vero, c'è una seconda fonte perché i semi di zucca, dello zucchino, ma in realtà di tutte le cucurbitacee, contengono questi tritateni esterificati con l'acido paraminobenzoico, li chiamano zucchini fetto. Penso che per un anno non si mangiò il zucchino verde di Milano perché compravano delle quantità enormi di zucchino verde di Milano. E Augusto è mancato 2 anni fa, soltanto 2 anni fa, ed era veramente una persona straordinaria per l'umiltà. Telefonava alla sua segretaria dicendo il professore oggi pomeriggio viene a fare la tesi e lui voleva essere trattato come gli altri studenti. Proprio veramente straordinario. Il secondo bonbon invece è legato al nostro Ateneo. Alcuni anni fa il nostro Ateneo fu multato perché non aveva fatto lo sfalcio di ambrosia. L'ambrosia è una pianta allergizzante, da allergia, e c'è un decreto comunale per cui l'ambrosia fa sfalciata. Non è che il nostro Ateneo fosse negligente, ma c'erano dei lavori in corso, non si fece lo sfalcio dell'ambrosia. Allora mi dice, guarda, dobbiamo riabilitare Upo, finiamo sul giornale, dobbiamo fare qualcosa per riabilitare Upo. Allora studiamo i costituenti di questa ambrosia che cresceva abbondantissima proprio vicino a noi, che non era stato multato evidentemente il proprietario. E scoprimo molti composti, molti lattonici sui terpenici, e volevamo dedicare questo lavoro al compleanno del professor Patrus, che purtroppo morì. Demmo proprio il meglio per questo lavoro, proprio in onore di Patrus. Il lavoro ebbe molto successo, riabilitammo il nostro Ateneo a livello locale, ma fu anche recensito da Science nella sezione degli editor choice. Il terzo bonbon è un bonbon molto strano che comincia nel mio viaggio di nozze. Mia moglie aveva vissuto molto in California, vicino a Palo Alto, e mi portò un giorno di luglio a vedere una foresta in Newark Park che a Sausalito, vicino a San Francisco. Era una giornata caldissima, fu impressionato ovviamente dalle sequoie, ma anche dall'odore che c'era intorno. C'era un odore strano e non veniva dalle sequoie, però veniva da un alberetto che mi sembrava una specie di alloro. Lo misi nella mia memoria olfattiva e alcuni anni dopo, ero a Torino, trovai sulla mia scrivania una scatola che conteneva delle foglie con lo stesso odore. Questa scatola mi era stata data, veniva dal giardino botanico, per il caso curioso di una persona appassionata di piante, il quale tutte le volte che portava questa pianta aveva degli attacchi di cefalea. E io non vedi la minima attenzione a questa cosa, ma quello che era strano è che se si ispirava fortemente i vapori di questa pianta, e c'era una, come mettersi l'azoto liquido nel naso, una sensazione tremenda che durava alcuni secondi. Però questo mi incuriosì, e allora
lavorando da solo, lavoravo il sabato perché tutti avevano mal di testa, io invece ero immune a questa cosa. Allora, vissi là in Atlanta, lavorando il sabato per non dare fastidio a nessuno, e poi frazionai, distillato, isolai una frazione che effettivamente era in grado di fare questo effetto al naso. E il composto era facile da identificare, un bellulone, era un composto su cui lavoravano i chimici fisici per la trasposizione di dicricometano. E nessuno aveva mai ricordato che desse dei problemi, insomma. Per cui dire, sarà una cosa, saranno delle parti per milione, e lasciai lì. Poi era strano che un composto chimico mi dasse una sensazione così di freddo, è come andare in cima al cervino e ispirare dal naso profondamente. Poi David Julius, quello che ha ricevuto il premio Nobel quest'anno, scoprì questi recettori, non ne ha parlato nella Nobel Lecture, del freddo doloroso. Ha parlato solo del recettore del mentolo, che è quello del fresco piacevole. Allora dice, ma magari c'è una base fisica. E poi un giorno mi ritrovai con un convegno a pranzo con Piero Geppetti, un professore di farmacologia di Firenze, che era un esperto di cefalea. E non sapendo bene cosa dire, come attaccare il bottone, parlai del fatto di questa persona che aveva questi attacchi di cefalea gatto quando... Allora, il professor Geppetti si incuriosì e fece uno studio in cui era pubblicato poi su Cefalgia, che questa persona effettivamente ogni volta che ispirava questa pianta aveva questi attacchi di cefalea. La cosa era interessante è che venne fuori una specie di dream team per capire questo albero del mal di testa, poi si scoprì che in realtà addirittura nelle guide turistiche della California in alcuni hanno detto, quando fa molto caldo, non state sotto quest'albero che può provocare degli attacchi di cefalea. Vennero coinvolti Frank Porreca negli Stati Uniti, Bernilius, che era un elettrofisiologo, Vincenzo Di Marzo, i quali chiarirono un meccanismo con cui questo composto, che era proprio poi un bellone, un composto attivo, provoca il mal di testa, praticamente viene assorbito direttamente dal naso del cervello e nel cervello attiva questo canale ionico che in ultima analisi provoca la liberazione del calcitonin gene related peptide che è la vasodilatazione. Il problema era che i composti che attivano questo recettore del freddo doloroso sono degli accettori di Michael, cioè dei composti che reagiscono con l'SH. E a noi invece l'ombellulone non reagiva con l'SH. Noi provavamo la reazione con la cisteina. La cisteina è poco solubile, la cisteina è un prodotto di ossidazione ancora meno, e un bellulone insolubile anche in acqua, perché era magari assorbente. Allora proviamo a fare la reazione in vinetti solfossila, e invece della cisteina, che è poco solubile, proviamo con la cisteamina e vediamo che la reazione era istantanea. Questo è il protone nefinico, aggiungendo la cisteamina andava riassunto. Il problema è che questo composto non era isolabile. Quando proviamo a isolarlo, la reazione tornava indietro. C'era qualcosa di strano. Ci lavorò sopra Cristina Bonto, ci fece il dottorato. Adesso Cristina lavora negli Stati Uniti, alla Firmenich. E pubblicammo, poi scoprimmo i dettagli di questo comportamento strano, che serve per studiare una classe interessante e rara di leganti. Normalmente le molecole che si legano alle macroproteine sono divise in leganti covalenti e non covalenti. E poi c'è anche però un universo intermedio dei leganti transienti, cioè quei composti che si legano in modo covalente però poi si staccano molto rapidamente. E noi scoprimo un test, il test della cisteamina, che serve proprio a identificare questi composti. E questo lavoro viene citato nell'Editor Choice da Nature Chemical Biology. Cominciamo a lavorare sulle spezie, perché le spezie sono dei condensati di composti e tutti hanno delle proprietà sensoriali molto strane, molto interessanti. Il composto della carota che fa l'amaro della carota, la safetida, i lavori sulla safetida che cominciamo già a Torino, distillavamo sotto vuoto per rimuovere l'odore, diciamo, Stercus diaboli viene chiamata, e non diciamo altro. Poi correggiamo anche alcune stranezze della letteratura, la deidecinnamica. In letteratura è scritto che reagisce con gli SH, ma non dà la reazione di Michael, in realtà dà un'attiva acetalizzazione. E poi avremo anche quello che definirei il bonbon nel bonbon, perché
uno dei composti interessanti che identificavamo con il test della cisteamina è questo zerbone. Lo zerbone si isola da una specie orientale, lo shampoo ginger, e avevo lo shampoo ginger per caso, perché una volta corressi un lavoro di uno studente della Malesia e quello per ringraziarmi, cosa posso fare per te? Ho detto, guarda, mandami dello shampoo ginger. Questo ce lo mandò congelato a sua spesa e cominciamo a lavorare sullo zerbone. E qui veramente Orazio è l'incarnazione di Jankovic, perché scoprì queste strutture e mandammo il lavoro ad Andrevante Chimì. E poi fu pubblicato, ma mi colpì uno dei commenti dei referees. Praticamente questo da un fungo che parassita questo insetto tropicale, quindi un fungo che parassita un insetto, non un fungo per terra, è stato usato questo composto che hanno chiamato stenocarsolo. Nessuno sapeva, aveva la minima idea sulla biosintesi, magari un terpene. E noi scoprimo che per trattamento con gli acidi di Lewis otteniamo dallo zerbone, che è uno scheletro terpenico definito, proprio un composto con lo scheletro della stena. E uno dei referi commentò: gli autori dovrebbero fare uno studio marcato sulla biosintesi dello stenocarsolo in questo fungo. Insomma, come faccio? Questo fungo cresce su un insetto, su una roba tropicale. Poi, per fortuna, l'editor non diede adito a questi commenti. Ecco, Star Trek, c'è un personaggio di Star Trek, il dottor Spock, che ha una macchina speciale. Il dottor Spock disegna le formule, schiaccia due o tre bottoni e gli arrivano già fatti i prodotti. Io ho creduto la mia macchina magica, che sono stati i miei collaboratori. Ecco, queste li avete già visti in laboratorio, sono stati la mia macchina magica, del dottor Spock. Questo è il koala. Il koala si nutre solo di eucalipto. L'eucalipto è molto ricco di terpeni, sia volatili che non volatili, e certe volte ho avuto davvero l'idea di stare diventando un ibrido, per il memoria dei terpeni, un ibrido tra un uomo e un koala. Ecco, se la metamorfosi non è stata completa, cioè se non sono diventato un koala, lo devo a due persone, a mia moglie e a mia figlia. Mia moglie non c'è più, però mia figlia c'è ancora, è lontana, però me le sono sempre sentite vicine. E il più grande stimolo per la ricerca per me è stato fare qualcosa che fossero fieri di me e di me, della mia famiglia. Mia moglie mi fece questa foto il primo giorno che venne a Novara, nell'ottobre del 2000. Ecco, la cravatta è la stessa, non taglia niente, come sanno i miei collaboratori, però il resto sono invecchiato, lo vedete adesso. E volevo ringraziare innanzitutto i miei colleghi per avermi sopportato tutti questi anni e anche, diciamo, gli amministrativi per i pasticci che ho fatto, mitico quello risolto dal marito di Lazzanicchi proprio. E poi vorrei ringraziare anche il mio Ateneo che mi ha permesso di realizzare questo augurio di Pier Pli, cioè fare della vita un sogno e fare del sogno una realtà. Sono molto grato al mio Ateneo che mi ha permesso di realizzare questo augurio di Pier Pli. Riguardo ai miei studenti, gli studenti che ho avuto, vorrei fargli l'augurio che mi fece Jacques Casiraghi, un grandissimo, umanamente e scientificamente. Cioè, ai miei studenti auguro di poter lavorare con gioia, come si conviene a persone che nella vita fanno le cose con diritto prima e incidentalmente per dovere. Vi ringrazio ancora tutti, grazie per il tempo che mi avete dedicato, non soltanto oggi, ma anche per organizzare questa giornata, che per me è stata importantissima. Vi ringrazio proprio di cuore.
Ringrazio prima di tutto voi per aver dato la possibilità di essere qui e per avere chiaramente Giovanni. Noi Giovanni, tutti noi, avremo un regalo, già ci siamo in reception. Okay. È un regalo perché sappiamo che tu non ti vuoi mai prendere del tempo libero, ma per darti qualcosa da fare in caso abbiamo pensato di regalarti qualche libro da leggere, visto che tu non hai letto nella vita, non sei già mai nel resto del prendere durante la pensione. E abbiamo pensato di fare un regalo di un chimico a cui tu tieni molto, sia perché l'hai studiato, sia perché è stato professore a Torino. Quindi abbiamo pensato di regalarti qualcosa che ti stimolasse, che avesse una visione da chimica totale, quindi ti regaliamo un set di libri di Guareschi. Ma davvero? Se c'è accesa le prova. Quindi è un regalo di tutti noi a te, per tutto quello che tu hai fatto noi. Si può fare dei selfie e delle foto che poi voi distribuiremo chiaramente in maniera privata a tutti voi. Ok, grazie ancora per aver partecipato. E il fatto lo fatto io, Giovanni, quindi il commentario. La farmacopea dei Guareschi, come va benissimo. Grazie, grazie. Da parte di tutti noi, ancora che non lo so. Grazie a tutti.